Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, sollecita la conclusione dell'iter per il cineteatro Empedocle. Nel gennaio del 2013 l'impresa appaltante ha abbandonato il cantiere, addivenendo a una risoluzione contrattuale, quando andava nominato il collaudatore per verificare la quantità dei lavori svolti, la conformità al progetto, quindi quantificando il tutto, affidare la continuazione degli stessi a un'altra impresa. Sulla struttura il comune paga un mutuo e quindi il primo cittadino auspica la soluzione della controversia che ancora tarda a venire da parte del collaudatore che, nonostante i tanti solleciti della stessa amministrazione attiva, non arriva. Da qui l'istanza del primo cittadino a sollecitare la conclusione dell'iter. La storia del cineteatro Empedocle sostanzialmente è questa: nel gennaio del 2013 l'impresa abbandona il cantiere e si addiviene a una risoluzione contrattuale nel luglio del 2013. A quel punto le operazioni da fare quali erano? Nominare il collaudatore che verificasse la quantità di lavori svolti e la conformità al progetto, insomma che un collaudo positivo, per poi, una volta quantificati anche i lavori, affidarli a una nuova impresa. E su questa il Cineteatro Empedocle è finanziato, e su questo finanziamento noi paghiamo un mutuo come cittadinanza, quindi non vediamo l'ora di poterlo portare avanti. A quel punto si sono intavolate una serie di riunioni, di verifiche, eccetera, col direttore lavori, con il collaudatore, eccetera. Ad oggi, io so poco fa, ho telefonato, il collaudatore, nonostante ripetuti solleciti, nonostante interlocuzione, eccetera, non ci ha fornito questo collaudo. Vedrò che provvedimenti prende, Come perché mai? non riusciamo a comprenderlo. Ha avanzato il fatto che, per esempio, c'erano dei macchinari, ci sono dei macchinari che noi non, su cui noi non riusciamo a fare le prove, perché la prova su questo tipo di macchinari è molto onerosa. Si parla di 20.000 euro solo per provare che si possano, insomma, che siano. Quindi noi abbiamo chiesto di fare che Funzionanti. siano funzionanti, perché trattandosi di un teatro c'è un chiller, si parla di meccanismi particolari. Quindi noi che gli abbiamo detto: vabbè, tu questa parte dai atto che non si può collaudare, cioè non siamo in questo momento, la lasci lì ferma, prima avremo le risorse economiche, collauderemo pure questa e dacci l'esito su tutto il resto, quello su cui puoi effettivamente effettuare il collaudo. Ad oggi non ci è pervenuto, io ho allertato gli uffici perché evidentemente chiedano in modo vibrato a questo collaudatore di decidersi in un modo o nell'altro, anche un collaudo negativo se le cose erano state fatte male, ma che ci dia la possibilità di andare Ma avanti. qual è l'ufficio che dipende? L'ufficio tecnico, perché sono loro che gestiscono i lavori pubblici, eccetera, ma davvero si sono fatte tante Tecnico riunioni. regionale? No, il nostro, l'ufficio tecnico, perché intimi a questo collaudatore di fare il proprio lavoro, ecco. O se no procediamo a revoca e vediamo quali saranno le Adesso sarà conseguenze. anche la Certo, funzionale. certo.